Avete dei limoni e non sapete cosa fare? Allora prepariamo delle linguine semplici al limone. Bastano pochi ingredienti per avere un primo piatto saporito, ben equilibrato, ma soprattutto cremosissimo. Per prima cosa preleviamo la scorza gialla, facendo attenzione a non includere la parte bianca. Meglio utilizzare un pelapatate, ma se non ce l'avete va benissimo un coltello come ho fatto io. Mettiamo da parte la buccia, tagliamo a metà il limone appena utilizzato e lo spremiamo per ricavarne il succo. Portiamo a bollore una pentola d'acqua, saliamo a piacere. Subito dopo tuffiamo anche la scorza. Caliamo le linguine e le facciamo cuocere per metà cottura rispetto alle indicazioni riportate sulla confezione. In questa prima fase la pasta prenderà già un po' di sapore grazie agli oli essenziali rilasciati dalla scorza stessa. Intanto scaldiamo un po' di olio extravergine d'oliva in una padella antiaderente. Scoliamo la pasta, la tuffiamo in padella. Aggiungiamo 2-3 mestoli di acqua di cottura e il succo di limone per risottarla nei minuti rimanenti. Se la volete meno al dente, basterà farla cuocere ulteriori 2-3 minuti. A fine cottura aggiungiamo pepe nero e parmigiano reggiano. Mantechiamo bene fino a formare una bella cremina. Se volete un sapore deciso, aggiungete della scorza di limone grattugiata. Impiattiamo subito. Potete avvolgere la pasta intorno ad una forchetta e aiutarvi con un coppino ad impiattare, oppure potete prenderla con delle pinze. Concludiamo con una bella spolverata di prezzemolo tritato fresco. E 2 fette di limone. Un primo piatto semplicissimo, molto gustoso, che si prepara davvero in poco tempo. Le linguine al limone sono pronte. Se vi è piaciuta la ricetta, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo che mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok e potrete trovare tutto il procedimento scritto sul mio blog. Buon appetito!